l'azzurra vision di San Marino, come la chiamava un poeta, qui si precisa in quest'area di antico comune italico. Oggi elezioni del nuovo governo, cioè del Consiglio Grande e Generale, che per voto diretto procederà alla nomina dei due capitani reggenti. Una domenica più animata del solito, ma per le donne poco diversa dalle altre, dato che non sono ammesse al voto. 7.000 gli iscritti alle liste nella più piccola repubblica del mondo. Ma Domenico Tommasoni, uno degli attuali capitani reggenti, spiega che circa un migliaio di elettori stanno in America. Forcellini e Giacomini, segretari agli interni e agli esteri, osservano l'affluenza. 36 seggi ai socialcomunisti, lieve regresso, 24 ai democristiani. 5.000 votanti circa. C'è tempo a finire per l'ora della zuppa.